Io sono Fabio e avrò l'onere e l'onore di introdurre questo seminario web che avrà come tema il reddito universale. E appunto sono un precario della ricerca e del mondo della formazione, attivista del percorso sul reddito di quarantena per un reddito universale e insieme a tanti altri ho pensato di appunto organizzare questo momento di approfondimento, un approfondimento teorico che ovviamente vuole essere anche un'utile occasione e strumento ai fini di una rivendicazione pratica, ai fini appunto delle mobilitazioni, delle lotte che possiamo fare all'interno dei posti di lavoro e non solo in questa fase di emergenza. Allora, spenderò qualche parola su, diciamo, questa idea che abbiamo avuto attorno al seminario e successivamente passerò a delucidare un po' l'organizzazione della conferenza e a introdurre la prima sessione. Ah, fondamentalmente, l'idea del seminario nasce un po' dall'urgenza di definire la nostra proposta di reddito universale, senza però trascurarne la complessità, quindi dando voce a tutte le prospettive che hanno guardato e che guardano tuttora al reddito quale misura di liberazione, appunto da tanti punti di vista. E, diciamo che il percorso sul reddito di quarantena per un reddito universale qua in Italia è parimenti a molte altre reti organizzate, soprattutto in Europa e nel Nord America, ha riavviato in questi di isolamento totale e di lockdown nella maggior parte dei paesi occidentali, un dibattito pubblico sul tema del reddito. E addirittura all'interno di questo dibattito si sono espresse delle voci che sono sempre state, diciamo, contrarie a questa misura in particolare, ma in generale sono sempre, diciamo, state dei sacerdoti del culto del pareggio di bilancio e dell'austerità negli anni immediatamente successivi alla crisi del 2007 e 2008. E parlo per esempio di Mario Draghi, no? L'ex presidente della BCE, che ha speso delle parole favorevoli verso il reddito universale nelle colonne del Financial Times. Parlo però anche di altri personaggi, di istituzioni politiche e religiose importanti come il Papa, che ha fatto eco a queste parole, e parliamo anche delle dichiarazioni di uno Zingaretti di qualche giorno fa che si è espresso, diciamo, favorevolmente rispetto a questa misura. Addirittura il ministro Gualtieri, quando è stato chiamato a dare delle linee guida sul prossimo decreto, di aprile, che ormai dovremmo dire di maggio perché non arriverà prima della fine di questo mese, si è sentito, diciamo, di dover nominare questo decreto come reddito di emergenza, no? Dicendo che tra le altre cose avrebbe istituito questo reddito di emergenza. In tutto il mondo altri politici, altri economisti, non per forza neoliberali, moderati o diciamo di destra, hanno appoggiato la rivendicazione di un reddito minimo e di un basic income, per dirlo, diciamo, con le parole con cui è più conosciuto a livello internazionale, e di conseguenza sentiamo parlare di misure che si avvicinano a un reddito universale, in Spagna, nella recente proposta del PSOE di Sanchez e di Podemos di Pablo Iglesias, oppure negli Stati Uniti, così come è stato pronunciato da Alexandra Ocasio-Cortez. Ora, ovviamente non voglio fare un calderone di tutte queste proposte, sono molto sfaccettate e differenti tra loro, e non è tutto oro quel che luccica soprattutto, perché la maggior parte di queste proposte, soprattutto se vengono da aree neoliberali e conservatrici, ha comunque un carattere temporaneo, quindi non è vista come misura strutturale, bensì come disposizione temporanea per far fronte all'emergenza. Queste proposte presentano condizionalità come l'obbligo di accettare richieste di lavoro sottopagato o di prestare servizio per la comunità,
e sono compatibili con il regime dell'austerità, cioè possono prevedere anche un decurtamento dello stato sociale. Allora, quello che noi abbiamo da dire innanzitutto è che vorremmo provare a definire una proposta di reddito che guardi verso il basso, che guardi all'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici e che miri alla giustizia sociale. La rivendicazione del reddito è antica perché appunto segue anni di riflessioni teoriche supportate da movimenti molto eterogenei tra loro. E proprio però in virtù di questa ricchezza, di questa eterogeneità, vorremmo provare a rendere oggi pomeriggio le diverse sfaccettature che compongono questo grande mosaico del reddito, in maniera tale da dare voce a tutte le diverse prospettive da cui è possibile osservare il reddito quale, diciamo, intervento di liberazione. Una liberazione dal ricatto del lavoro e dalla miseria dell'indigenza, a cui ci porterà la crisi economica attivata da quella sanitaria, dalla dipendenza personale e dalla violenza di molti contesti domestici e non solo, quando parliamo di donne e di soggetti LGBTQIA, e dal ricatto, diciamo, di un sistema produttivo climalterante che minaccia la nostra stessa esistenza. Da ultimo, l'abbiamo visto con la diffusione di una pandemia a causa di nuovi patogeni liberati probabilmente da intense attività che hanno distrutto, diciamo, la natura e fatto migrare animali all'interno a contatto con le comunità umane. E allora, per facilitare, diciamo, per facilitare la composizione di questi diversi punti di vista, abbiamo pensato di dividere l'evento in tre sessioni e ogni sessione sarà aperta da una piccola introduzione e da due video, e della durata di 10 minuti ciascuno più o meno, di due esperti che tratteranno dell'oggetto specifico della sessione. Successivamente passeremo la parola a degli attivisti, a delle attiviste, che saranno chiamati a interloquire con quanto detto dagli esperti, ad aggiungere ovviamente la loro esperienza di mobilitazione e di auto-organizzazione. Crediamo quindi con, diciamo, l'altro motivo che ci ha spinto a parlare di reddito, non è sicuramente solo per vezzo teorico, ma viene anche da una profonda ragione, cioè una ragione che riguarda le nostre condizioni di vita. Visto che molti di noi sono esclusi dagli attuali ammortizzatori sociali, ma viene anche dalla profonda convinzione che sia il tempo di promuovere una forma di erogazione diretta di denaro nelle tasche della cittadinanza, priva di obblighi e condizioni, e che contestualmente siano da fare investimenti strategici su welfare e servizi essenziali, sia in termini economici che di tutele sociali. Fatta questa piccola introduzione, passerei adesso a presentare la prima sessione che si focalizzerà su economia e finanza. E abbiamo pensato di proporre questo panel perché vorremmo muovere da un'analisi dell'attuale crisi economica che è scaturita da quella sanitaria. Riprendendo le parole di un economista, Christian Marazzi, direi che questa crisi economica piove sul bagnato, nel senso che le disuguaglianze sociali e l'indigenza saranno molto più ricadranno molto più su alcune fasce della popolazione che per tipologia contrattuale e anche natura del lavoro prestato facevano già parte di tutti gli esodati, di tutti quei sommersi non implicati dalla previdenza sociale così come è stata concepita nel secolo scorso. Passerei quindi la parola a Francesca Coin che in un intervento registrato fa un'analisi macroeconomica di quello che sta succedendo a livello di economia reale, quindi una crisi che colpisce gli indotti produttivi e non solamente, diciamo, la finanza, il mondo della finanza. E Francesca poi continuerà la sua analisi. Ricordo che Francesca è una sociologa dell'Università di Lancaster, in Inghilterra,
facendo un resoconto del recente Consiglio europeo che ha avuto luogo giovedì scorso, per mostrare quella che è la posta in gioco degli interessi politici e di tutti i posizionamenti ideologici che stanno dietro all'attivazione di alcuni flussi di finanziamento, piuttosto che altri. Ovviamente poi potremo vedere dalle sue parole come non dobbiamo pensare all'economia in termini di un mondo naturale che ha delle regole immutabili, ma sempre come presa di decisione di parte e di conseguenza come indirizzo politico.